Ok, buongiorno a tutti. Oggi domenica 18 luglio 2021, aria sosta di Castelletto d'Orba in provincia d'Alessandria. Dopo tanto caos siamo riusciti ad arrivare col camper, ma ve la sconsiglio vivamente. Questa è l'aria sosta, ve la faccio vedere. Dopo un'ora e mezza di strada, passando pure in mezzo alle case, perché non è molto facile arrivarci, ci sono colonnine tutte spaccate, senza corrente, non esce l'acqua, c'è solo uno scarico per le acque grigie qua in questo tombino che vedete e basta. Qui c'è forse sì un rubinetto dell'acqua volendo caricare i serbatoi. Qua segnala, c'è il cartello video sorvegliate, ma le colonnine per la corrente, che è segnalata anche su Par4Night, sono tutte spaccate. Come potete vedere, sono tutte rotte. Qui addirittura l'hanno buttata giù. Quell'altra è lì, ma è priva di corrente. Dunque adesso ci sposteremo. Lì ci sono altri due camper, ma probabilmente una sosta veloce. Adesso prenderò il mio camper e mi sposto nell'area sosta di... Buon pomeriggio a tutti, ci stiamo dirigendo all'area sosta camper di Casaleggio Boiro, perché l'area sosta camper qua a Castelletto d'Orba era completamente distrutta, colonnine distrutte come potete vedere dal video che ho fatto, e stiamo andando a quest'altra area sosta che dista un'ora da qui. Questo è il paesaggio. E dai, ci risentiamo a dopo. E come siamo arrivati, riprendiamo i video. Ok, siamo quasi arrivati all'area sosta camper qui a Casaleggio Boiro, sempre in provincia d'Alessandria. Oggi siamo a 37 gradi, un caldo pazzesco. Qua c'è tutta la vallata. E siamo quasi arrivati. Ci vediamo dopo. Ok, siamo quasi arrivati. Questo è il castello di Casaleggio Boiro. Stupendo. E adesso ci dirigiamo verso l'area sosta camper. Questo è il paese. A dopo. Okay. Ok, siamo arrivati a Casaleggio Boiro.
ora ci andiamo all'area sosta, praticamente dista un paio di chilometri e siamo arrivati. Ok, a dopo. Ok, siamo arrivati qui all'area sosta camper di Casaleggio Boiro. Ok, siamo attaccati alla colonnina della 220. Qui ci sono le colonnine della 220. E poi si può rifornire anche di acqua, c'è il carico delle acque chiare qui e lo scarico delle acque grigie. Ok, il prezzo sono 5 euro al giorno con corrente, carico e scarico acqua. Ok, e adesso vi saluto. Questo è il posto. Poi semmai metto la descrizione del posto sotto al video. Adesso vi saluto e buon pomeriggio a tutti. Alla prossima. Mettete un like se vi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale. Buon pomeriggio a tutti. Qui dall'area camper di Casaleggio Boiro. Ok, quello è il mio camper. Andiamo a farci una passeggiata a vedere un po'. Questo qui è un altro camper furgonato. Laggiù in fondo, ora provo un po' a zoomarvelo, c'è un'area cani. Per chi avesse qua un cane può portarlo laggiù. C'è un'area cani e niente, può fare correre il proprio cane. Andiamo un po' a vedere cosa c'è di carino da vedere. Qui c'è un campetto da calcio. Qui un noleggio bike e via. L'unico problema di quest'area camper è la chiesa, che come potete sentire suonano le campane. Ehi, bello! Ehi. Ok, qua stiamo uscendo dall'area camper. Vedete l'area camper, si scende giù di lì. C'è anche un castello qui vicino, a un chilometro e mezzo. C'è un castello che si può visitare. E per chi ha voglia di camminare, perché comunque con la macchina si ci può arrivare vicino, o con la bicicletta, con un mezzo piccolo comunque. Col camper no, perché si arriva a un punto che c'è una strettoia e col camper non si ci riesce a passare. Dunque chi volesse visitarlo deve o avere uno scooter, due biciclette, oppure si va a piedi. Ora vi faccio vedere da lontano il castello. Ecco, questo è il castello, ve lo zoom.
quello è il castello. Perciò vedete la distanza. E qua si segue la strada, si va su e si arriva fino al castello. Ok, ora stiamo andando in paese. Stiamo andando in paese e proseguiamo per andare in paese a vedere se c'è qualcosa di bello da visitare. Qua sono tutte villette. Siamo quasi arrivati. Vedete qua tutti i posti che potete andare a visitare. Vedete? Qui siamo arrivati praticamente in paese, paese molto piccolo. Sarà un paese da 500-800 abitanti massimo, proprio un paese molto piccolo, però si sta bene. Qui c'è un bar. Là c'è qualche negozietto, tabacchino. Un paesino che c'ha tutto. Vedete? Ritiro bancomat per chi volesse o avesse necessità di prelevare. C'è tutto. Qua sopra. Andiamo a vedere la chiesa. Ok, qui siamo arrivati alla chiesa del paese, ci deve essere qualche cerimonia. Questa è la chiesa del paese. Questa è la cosa, la piantina turistica del luogo. Qua siamo di nuovo sulla strada. Qui c'è una piantina che qua un po'.
non c'è molto da visitare. Questa è la chiesetta dove eravamo prima, che vi ho fatto vedere. A piedi non c'è troppo da visitare, anche perché comunque adesso sono già quasi le 6 di sera. Non ci andiamo, torniamo verso il camper, poi si decide stasera cosa fare. A dopo. Ok, siamo ritornati in camper, siamo entrati, fuori faceva un caldo pazzesco, 36 gradi. Qua abbiamo il nostro condizionatore acceso, e che è tutta un'altra vita qua dentro. E niente, adesso si fa la doccia, si ci prepara e si ci sposta per un'altra meta. Con questo vi saluto, ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi di iscrivervi al canale. Alla prossima!